Così tanti libri, così poco tempo. A meno che non impariamo magari ad usare questo tempo un po' meglio, magari leggendo qualche libro. E lo so che sembra il cane che si morde la coda, ma per questo motivo il CC Weekly di oggi è dedicato a 3 libri rapidissimi da leggere che mi hanno davvero aiutato a diventare molto più efficiente e produttiva. Sigla! Il primo si chiama Una sola cosa ed è un libro del 2013 scritto da Gary Keller. Sembra un po' un'americanata, in realtà è un bellissimo libro, tra l'altro scritto nel 2013, quindi non è nuovissimo, però me lo ricordo benissimo ed è raro che libri che parlano di tematiche un po' pallose ti restino in realtà in mente. Ci sono alcuni concetti chiave di questo libro che mi piacciono da matti. Lui dice che innanzitutto il successo non è qualcosa di esplosivo, ma piuttosto sequenziale, ed è una sequenzialità di singole cose più importanti a cui ti dedichi una dopo l'altra. Sottolinea come il multitasking sia decisamente sopravvalutato e qualcosa di assolutamente controproducente per riuscire a rimanere concentrati e finire in meno tempo le cose che davvero dobbiamo finire. Ma c'è un'altra bellissima frase, che poi è la domanda chiave di tutto il libro, che dice: qual è la singola cosa finita la quale tutto il resto ad essa collegato direttamente o indirettamente diventa o più semplice da fare oppure addirittura non più necessario da fare. Capisci bene che rispondere a una domanda del genere ti aiuta davvero a concentrarti su quel 20% che ti dà l'80% dei risultati nel tuo lavoro. Ma c'è un altro libro molto bello, tadan, anche questo è un classico, in realtà questa è la versione nuova, il nuovo One Minute Manager. Questo ha un pro molto bello, si legge veramente probabilmente nel giro di un'oretta, e l'unico contro che vedo è che proprio perché è un po' sotto forma di storia ed è molto breve ti lascia con dei dubbi che ti verrebbe voglia quasi, no, di saltare su un aereo e andare a cercare l'autore per tartassarlo di domande. È utile soprattutto se gestisci un team, anche piccolo, ma anche se gestisci te stesso, forse è l'impresa più difficile. Però se gestisci un gruppo di persone e non sei particolarmente estroverso, come per esempio la sottoscritta, ho sempre pensato che avere un team sarebbe stata una croce per me, e invece non solo è necessario, ma può diventare davvero divertente se solo segui qualche piccolo accorgimento che lui ti offre in maniera molto rapida e veloce. Poi c'è un ultimo libro che ti consiglio, Time Warrior di Steve Chandler. Tra l'altro, se non sapete chi è Steve Chandler, se non l'hai mai sentito nominare, vieni a fare un giretto alla Svolta School, troverai il link qui sotto, perché ce l'abbiamo tra i docenti della scuola. E al momento non è in italiano, ci sono altri libri di Steve Chandler, tutti tra l'altro validissimi, e di solito includono tutti uno spunto in più riguardo alla produttività e al time management. Questo però è proprio concentrato su quell'argomento. Steve scrive in maniera abbastanza semplice, tra l'altro piccoli capitoletti che lo rendono digeribile anche qualora appunto avessi qualche difficoltà con l'inglese. Ci sono 2 concetti bellissimi che mi sono rimasti impressi di questo libro fra i tanti. Il primo è quello in cui lui sottolinea come non possa esistere ansia o senso di sovraccarico laddove ci concentriamo semplicemente sulla cosa che abbiamo di fronte. E quante volte al lavoro invece stiamo facendo qualcosa e già pensiamo a quello che dobbiamo fare dopo, o a tutte le cose che dobbiamo finire, o semplicemente a quello che è successo prima. E quindi semplicemente guardare la cosa che abbiamo davanti e pensare soltanto a quella, per quanto possa essere effettivamente difficile, ma per questo ti consiglio di leggere il libro, è veramente la chiave per riuscire a finire tutto quello che dobbiamo finire senza perderci in cose inutili o senza perderci in un multitasking controproducente. L'altro concetto molto bello che Steve sottolinea è invece la regola dei 3 minuti. Se c'è qualcosa che davvero ci pesa da morire, che non abbiamo voglia di fare, che però dobbiamo fare e che finiamo per puntualmente rinviare, la regola dei 3 minuti consiste nel chiederci: qual è la singola cosa che posso cominciare a fare nei prossimi 3 minuti per cominciare a scalare questa montagna? Sostiene che sia proprio l'azione a portarci poi ad avere più ispirazione, più motivazione anche per le cose che non amiamo fare. Quindi chiedendoci qual è l'azione che possiamo svolgere nei prossimi 3 minuti ci porta poi a svolgerla, perché 3 minuti sono molto semplici, anche se magari il lavoro che dobbiamo fare non ci sta piacendo, e una volta che cominciamo abbiamo poi voglia di proseguire. Ed eccoli qua i miei 3 libri preferiti di produttività e time management.
Mi raccomando, non dimenticare di lasciarmi un commento qui sotto, fammi sapere se ne hai letto qualcuno oppure quale sarà il primo che decidi di leggere appena chiuso questo video. E naturalmente ricordati di lasciarmi un thumb up, un mi piace, un cuoricino qui sotto, perché questo è l'unico modo che ho per capire se sono sulla strada giusta e se questi video si stanno rivelando utili per te. Noi ci vediamo come sempre al prossimo CC Weekly. E basta pensare che non hai tempo per leggere. Uno, se hai aperto questo video non vedi l'ora di cominciare a leggere. E due, ti basta togliere una puntata di Netflix a settimana, neanche al giorno, per riuscire a leggere tutti questi tre libri nell'arco di un mese. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.